Oggi 4 novembre si celebra a Catania la festa dell'Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate. La cerimonia ufficiale si è svolta questa mattina in Piazza Duomo in presenza di autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche d'arma e di diverse scolaresche. Alla deposizione della corona presenti per l'esercito italiano il 62esimo Reggimento Fanteria Sicilia, per la Marina Militare la Capitaneria di Porto, la base aeromobili della Guardia Costiera e la stazione elicotteri, per l'aeronautica militare il 41esimo aerostormo di Sigonella, per i carabinieri il comando provinciale di Catania, per la guardia di finanza il comando provinciale. A far parte dello schieramento i rappresentanti del corpo militare, delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, del corpo militare sovrano ordine di Malta, della polizia di stato, della questura di Catania, della polizia penitenziaria, dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Catania, del corpo forestale, della polizia municipale e della polizia provinciale. In occasione dell'evento, il commissario straordinario della città metropolitana di Catania, Paola Gargano, ha disposto l'apertura gratuita del Museo Storico dello Sbarco in Sicilia alle Ciminiere. Un significato di rendere omaggio ai valori del nostro paese, ai valori fondanti della nostra tradizione, della nostra cultura. Un ringraziamento alle forze armate che anche in tempo di pace hanno una funzione essenziale per difendere l'Italia non solo dai pericoli, ma anche dai pericoli della vita di ogni giorno. Li troviamo al nostro fianco e la città di Catania oggi, con questa giornata di sole bellissima finalmente, con i suoi ragazzi, rende omaggio alle forze armate del nostro paese. Ci togliamo il cappello e gli diciamo grazie. Dopo 2 anni di negoziato per la definizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le trattative si sono rotte per la rigidità e l'atteggiamento dilatorio di Federdistribuzione, cui aderiscono tutte le più grandi imprese della distribuzione organizzata presenti nel nostro territorio, come Rinascente, OVS, Auchan, Ikea, Metro, SMA e Cooperazione di Consumo, la COP. A farlo sapere attraverso una nota alla UIL e la UIL TUX, annunciando iniziative di lotta e mobilitazione a partire dalla proclamazione dello sciopero nazionale per le intere giornate del 7 novembre e del 19 dicembre. Le due associazioni datoriali si sono di fatto dichiarate indisponibili, dicono, ad erogare aumenti salariali malgrado ciò fosse previsto nel recente rinnovo del contratto nazionale Confcommercio. Unica concessione, spiegano, la previsione di questi aumenti per il periodo 2016-2018, ma senza alcuna copertura per il biennio 2014-2015. Si era invaghito di una ragazzina di 14 anni e, dopo aver organizzato la classica fuitina, era evaso dagli arresti domiciliari per allontanarsi con la giovane. È accaduto a Catania, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato Marcello Di Scanno, 19 anni. Il giovane, vistosi braccato, si è poi presentato spontaneamente in commissariato. Con l'accusa di evasione e sottrazione consensuale di minore, è finito nuovamente ai domiciliari. I fatti risalgono allo scorso 21 ottobre, quando la madre della ragazza si era presentata presso gli uffici del commissariato San Cristoforo per denunciare l'allontanamento della figlia avvenuto qualche giorno prima. Avviate le ricerche, intuendo di non avere alcuno scampo, il giovane si è costituito spontaneamente alla polizia, facendo anche in modo che la minore tornasse a casa. Per la collaborazione dimostrata al 19enne sono stati concessi nuovamente gli arresti domiciliari. Lo hanno fermato in Via del Principe mentre era alla guida di un furgone Fiat Ducato preso a noleggio, carico di gran parte del materiale rubato alcuni giorni prima ad una ditta di ferramenta in via Cucella Porto. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Catania un 40enne già gravato da pregiudizi penali per ricettazione. La refurtiva, per un valore commerciale di oltre 50.000 euro, è stata restituita al responsabile della ditta. Inaugurato questa mattina al Garibaldinesima il nuovo servizio nutrizionale per pazienti con patologie tumorali. Il relativo percorso di assistenza sarà affidato all'unità operativa di endocrinologia attraverso l'intervento di un'equipe specializzata nelle problematiche nutrizionali e dei disturbi alimentari, sotto il coordinamento del centro accoglienza oncologico. All'inaugurazione è intervenuto il direttore generale dell'ARNAS Garibaldi, Giorgio Santonocito, e il direttore dell'unità operativa di endocrinologia, Sebastiano Squadrito. Questo ambulatorio di dietologia completa il percorso del CAO, del Centro di Accettazione Oncologica. È molto più di un CUP il CAO, è un punto di aggregazione attorno al malato oncologico che si prefigge lo scopo, chiaramente con molta enfasi,
e con molta concretezza di seguire il paziente dal momento in cui entra nella nostra struttura, nel nostro ospedale, fino al momento in cui viene sottoposto alla terapia. Il paziente oncologico viene avvolto appunto in una rete di attenzione. E oggi mettiamo un altro tassello importante: il paziente oncologico ha un problema come tutti i pazienti, ma a fortiore, a maggiore ragione, un problema di alimentazione. I dubbi sono tanti che sorgono in un paziente di questo tipo: come alimentarsi in una fase così delicata della propria vita, come alimentarsi durante la terapia, come alimentarsi prima e dopo gli eventuali interventi. Qui l'obiettivo è quello di completare il percorso del CAO, del Centro di Accettazione Oncologica, con un passaggio importante sull'alimentazione del paziente. Lo seguiremo con le nostre dottoresse, con la professoressa Frittitta, sotto la guida del professore Squadrito. Cercheremo di dare al paziente una guida importante, delle indicazioni importanti su come debba alimentarsi in questa fase importante della propria malattia. Questa iniziativa parte dalla considerazione che ormai la dieta sta acquisendo un ruolo sempre più importante in molti aspetti della vita quotidiana e in molte patologie. Da qualche tempo si è visto che i pazienti che soffrono di tumore possono avere, sia per la malattia stessa, sia per le cure che fanno, dei problemi che sono poi correggibili con alcuni interventi sull'alimentazione e sulla nutrizione. L'obiettivo di questo nuovo servizio è proprio quello di cercare di supportare questi pazienti che vengono in ospedale per patologie oncologiche tumorali nei momenti in cui avessero questi problemi legati alla malattia di base che influiscono e che interferiscono con l'alimentazione. L'idea nasce da un'analisi che è stata fatta anche a livello europeo, dove il 65% dei pazienti con malattia oncologica esprimevano proprio la mancanza di un'attenzione all'aspetto alimentare nella gestione della malattia oncologica. E quindi, insieme alla direzione generale, al dottore Santonocito, che su questo ha avuto ci ha dato un grande input, abbiamo pensato di avviare questo ambulatorio proprio per venire incontro in una fase iniziale ai pazienti che saranno operati, che hanno problemi dell'apparato gastrointestinale, e di verificare quindi con gli oncologi la necessità di un piano terapeutico personalizzato per ogni paziente, sia per il paziente diabetico che per il paziente invece che ha anche altre problematiche legate alla chemioterapia o legate alla malattia oncologica. E quindi pensiamo di sviluppare, con l'ausilio anche di una dietista ovviamente che si occuperà del piano, di sviluppare dei piani alimentari per venire incontro a quelle che sono le necessità del paziente. Al via questa mattina anche a Catania la raccolta firme promossa dalla Federazione Sindacati Indipendenti per una sanità che non deve penalizzare i poveri, ma al contrario deve essere alla portata di tutti. Venerdì il Gazebo Day si svolgerà in Piazza Umberto, il 9 novembre presso il distretto sanitario di Adrano, l'11 novembre al Ferrarotto, il 13 novembre in Piazza Verga davanti al Tribunale, il 19 novembre in Piazza Gandolfo, il 20 presso l'ospedale Santo Bambino, il 26 novembre davanti l'ingresso della Villa Bellini. In quasi due ore abbiamo raccolto 260 firme, abbiamo iniziato una petizione che parte dalla Segreteria Nazionale su 100 province in tutta Italia, oggi 4 novembre, e andrà avanti fino a dicembre con lo scopo di raggiungere 100.000 firme e a gennaio manifestare al Parlamento e presentare un emendamento e assieme le 100.000 firme. Perché? Innanzitutto per una situazione, specie l'ultima che è uscita fuori dal governo, col taglio di 208 esami che saranno a carico dei cittadini e dei lavoratori italiani, e questo veramente deve essere di monito e motivo di orgoglio degli italiani per ribellarsi a questa situazione nazionale, che a catena si ripercuote sulle regioni, a cui vengono depenalizzati i fondi, e a livello aziendale, dove vengono chiusi i reparti, diminuiscono i posti letto, vogliono chiudere piccoli ospedali e non vogliono però compensare con un'assistenza territoriale adeguata. Non si può lasciare chiudere un ospedale e poi lasciare il territorio scoperto. Come dipendenti pubblici,
chiediamo 400 euro di aumento del contratto. Sono 7 anni che il contratto non viene rinnovato, sono 22 anni che le indennità notturne e festive non vengono ritoccate.